Molto, però non troppo tempo fa, in una casa pendente di qua, ma anche un po' di là, che stava in mezzo a un incolto giardino, vivevano una vecchia e un vecchino. Avevano, la vecchia e il vecchino, molto di più di un giallo canarino. Ne avevano sei, più cinque oche, che non son tante ma nemmeno poche. E poi avevano quattro galline, tre gatti neri, due porci e alla fine avevano una mucca, solo una, ma grande, forte, pacifica e bruna. Venne a marzo una bella mattina e seduta sul letto la vecchina annusò l'aria e disse: «Mi pare che sia tempo ormai di seminare». E dopo averlo detto scese con il marito giù dal letto, poi nel giardino andarono insieme a seminare non soltanto un seme, ma tanti, di piselli, di carote, di fagioli, di rape e di patate. Mentre di notte vecchina e vecchietto, parecchio stanchi, dormivano a letto, scese la pioggia, scrosciò in abbondanza e loro nella stanza, sebbene addormentati, sognavano e ridevano beati per quel frusciare fresco dissetante per gli animali, gli uomini e le piante. Passa la primavera, viene estate, ed essendo le verdure maturate, i due vecchini, piegando la schiena, raccolgono una cesta tutta piena di carote e fagioli e piselli e di patate succosi e belli, ma poi sono stupiti. E sai perché? Perché di rape ce n'è una sola, ma è proprio, insomma, com'è? È gigantesca, ecco la parola.